piazzale Tenente Anelli. Qui l'11 gennaio 1979 fu assassinato il vice dei... Aparo era un autentico segugio, la memoria storica della squadra mobile. Una volta arrestò un latitante mentre era al cinema. Gli si sedette accanto e disse: «Seguimi senza fare baccano». La sua tenacia lo rese un obiettivo delle cosche. Quel maledetto 1979, la mobile di Palermo, nel giro di 6 mesi, perse 2 dei suoi migliori uomini, Aparo, l'11 gennaio, e il dottor Giuliano, il 21 luglio. Vittima di un orrendo crimine, un brigadiere della squadra mobile di Palermo. Si chiamava Filadelfo Aparo, aveva 43 anni, moglie e 3 figli. È stato ucciso da un comando di 3 uomini alle 8:40 mentre usciva di casa, in via Tenente Anebbi, nella zona della città universitaria. I killers, giunti a bordo di una 128 rossa, lo hanno freddato proprio davanti all'ingresso con colpi di lupara e di calibro 38 alla testa e al torace. Nella sparatoria, una delle pallottole ha colpito ad una gamba un anziano passante che abita nello stesso edificio della vittima. Sulla ipotesi di una matrice mafiosa e comunque di un delitto maturato nell'ambiente del crimine, vi sono a testimoniarlo le modalità dell'esecuzione, l'impiego della lupara e l'attività della vittima. Filadelfo Aparo era uno degli uomini migliori della squadra mobile di Palermo, questo il giudizio unanime dei colleghi e dei dirigenti. Dopo Natale aveva ricevuto i galloni di brigadiere. Metà della sua vita l'aveva passata nella polizia e sempre a Palermo. Aveva una memoria fotografica, ricordava fisonomie e fatti anche a distanza di tempo. È probabile che stava scoprendo qualcosa di scottante e l'abbiano fatto tacere per sempre. Comunque, tutte le piste vengono seguite dagli investigatori. E l'allarme è scattato subito, dopo pochi minuti, ed è cominciata la caccia agli assassini. Alle battute hanno preso parte anche unità cinofile ed elicotteri. Dopo un quarto d'ora l'auto usata dai killers è stata trovata incendiata in un agrumeto sulla strada per Altofonte. Era un agente della Polizia di Stato, vice brigadiere della squadra mobile di Palermo, in servizio prima alla sezione antirapina e poi alla Catturandi. Per il suo coraggio e la dedizione al dovere meritò numerosi premi e riconoscimenti. Il suo assassinio si deve quasi certamente alla vendetta delle cosche o alla decisione di eliminare un segugio, come veniva chiamato, particolarmente efficiente e pericoloso, o probabilmente per entrambi i motivi. Il sottufficiale era infatti impegnato in delicate indagini per scoprire la struttura delle cosche mafiose palermitane. Era il cervello fotografico della squadra mobile, il più ascoltato dai colleghi e funzionari, un archivio vivente della mala. Fu assassinato a 43 anni in un agguato a Piazza Tenente Anelli, la mattina dell'11 gennaio 1979, poco dopo le 8:30, con numerosi colpi di una P38 e un fucile a canne mozze caricato a pallettoni di lupara, mentre salutava la moglie, affacciata al balcone di casa. Aparo era sposato con Maria Cicciulla e aveva 3 figli. All'età di 20 anni decise di arruolarsi in polizia. A seguito del primo attentato mafioso avvenuto a Palermo nel 1963, denominato la strage dei Sciaculi, dove persero la vita 7 uomini delle forze dell'ordine, papà fu trasferito alla squadra mobile. Stava effettuando indagini su latitanti di mafia e viveva appunto in un periodo in cui vi era l'egemonia del potere dei corleonesi sulla mafia palermitana. Era il cervello fotografico della squadra mobile, in quanto veniva ascoltato dai colleghi, dai funzionari. È stato assassinato la mattina dell'11 gennaio del 1979 a Palermo, nel rione Medaglie d'Oro, da un comando composto
composto da 4 killer su una Fiat 128 rossa, muniti di fucili a canne mozze. Quella mattina lasciò 3 figli. Un papà meraviglioso, riusciva comunque a ritagliare spazio per la famiglia, ci accompagnava appunto a scuola, ci portava il pomeriggio al cinema. Solo negli ultimi anni iniziano a chiedere chi sono i nomi incisi in quella lapide della squadra mobile. Le istituzioni scolastiche, attraverso l'input di Libera, stanno iniziando a raccontare le storie di Filadelfo Aparo, del dottore Giuliano, di Mancuso. E la Polizia di Stato non ha mai dimenticato Filadelfo Aparo, infatti l'11 gennaio di ogni anno celebra una messa in suo ricordo. Io non so se i palermitani abbiano dimenticato Filadelfo Aparo, ma io so di certo che con il suo sacrificio, con il suo lavoro, con il sacrificio dei suoi colleghi, sono riusciti a svegliare le coscienze dei palermitani, sono riusciti a rendere una Palermo migliore. Io l'unica cosa che voglio dire è che non ci sono vittime di serie A e serie B. Tutti sono morti sotto la stessa bandiera e tutti sono servitori dello Stato.